Sindaco, una pagina bianca tutta da scrivere per Montecorvino Novella. Ebbene sì, è una pagina bianca che dobbiamo scrivere, che tutta Montecorvino Novella deve scrivere. Questa struttura che oggi viene ridata ai cittadini di Montecorvino Novella profuma di storia, di cultura, di tradizione. E nel ricordare quello che è stato, oggi partiamo scrivendo una nuova pagina per Montecorvino Novella, e per far sì che questa struttura possa diventare un volano importante per i giovani e i meno giovani. L'obiettivo è che diventi un polo culturale e un polo delle associazioni. Polo culturale, delle associazioni, tutti ciò che coloro che vorranno dare un contributo alla formazione, al lavoro, affinché questa struttura possa diventare, come dicevo prima, uno strumento per la crescita dei giovani e non di Montecorvino Novella. Picarone, il sindaco dei Ciffoni e tutti i cittadini di Montecorvino Novella, il presidente della Prologa e tutte le associazioni del territorio, ma soprattutto per il grande lavoro che hanno fatto i ragazzi e l'amministrazione con le varie associazioni. Hanno lavorato da giugno ad oggi affinché questa struttura potesse vedere la sua luce. Ci hanno lavorato giorno e notte, veramente in tutte le condizioni. E sono state anche delle giornate belle. Assessore della Corte, la prima attività che si terrà qui al Conservatorio di Santa Sofia è legata a benessere giovani. Sì, la prima attività che si terrà qui a Santa Sofia riguarda il progetto Benessere Giovani, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione Europea, a cui hanno aderito diverse associazioni del territorio come Giffoni Experience, la Prologo, il Liceo Scientifico di Montecorvino Novella, il Forum dei Giovani, Made in Gauro e diverse associazioni che hanno partecipato a questo progetto, ed è proprio finalizzato alla realizzazione di corsi o laboratori esperienziali dedicato ad un target giovanile dai 16 ai 30 anni. 40 giovani peraltro di Montecorvino Novella. Sono corsi rivolti a 40 giovani, il primo corso partirà il 22 gennaio, è un corso a titolo gratuito e formato da 9 incontri per un totale di 30 ore di formazione, proprio diretto ad accompagnare i giovani alla creazione di un'attività di impresa, quindi un corso dedicato all'autoimprenditorialità, proprio per aiutare i giovani, specialmente i giovani NEET, a facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro. Prossime attività, ecco, quali saranno invece le prossime attività? Allora, le attività previste nel Santa Sofia sono tantissime, sono attività fondamentali che non riguardano soltanto il nostro comune, ma diciamo, possiamo dire l'intero territorio. Sono attività promosse all'incubatore di start-up per dare vita alla nascita di nuove opportunità lavorative, è prevista la biblioteca comunale, è prevista la scuola medica salernitana, i laboratori del liceo scientifico di Montecorvino Novella, e inoltre devo dire che ci stiamo anche approcciando con l'Università degli Studi di Salerno per lo sviluppo di spin-off università e per lo sviluppo di idee imprenditoriali. Voglio invitare tutti i giovani ad iscriversi a questi corsi, soprattutto venire a visitare, invito tutti in realtà a visitare il Conservatorio di Santa Sofia, perché è veramente una bellissima struttura, e che dire, che dopo 6 mesi dal nostro insediamento raggiungere risultati come questi per noi non può che renderci orgogliosi, ma con la consapevolezza che siamo soltanto all'inizio dei nostri progetti, quindi insomma il meglio deve ancora arrivare. E mando un saluto a tutti e vi invito nuovamente ad iscriversi ai corsi di formazione che possono dare modo di aumentare le opportunità occupazionali e anche a fare degli stage nelle aziende. Sul lungo periodo che cosa può diventare questo luogo? Appunto, come dicevo, un punto di incontro culturale, congressi, convegni, mostre, perché no, come pure concerti, perché appunto la struttura si presta a tutto ciò. E siamo aperti all'accoglienza, a tutti i progetti che possano coinvolgere i giovani e non possano interagire nel sociale, e soprattutto si possa approfondire quello che è l'aspetto culturale, dal quale possono appunto scaturire tante forme di convivenza civile, sociale e culturale.